questo l'argomento della parità. Quindi dicevo, poi la donna ovviamente contribuisce con il 50% non solo dal punto di vista genetico, ma il mantenimento del figlio. Questo dice la legge, ma nella pratica non funziona così, perché ripeto, forse nei paesi nordici funzioni. Nel resto del mondo, quello che se osserva, e non ci vuole un genio per osservare, è una sovraccarica alle donne di compiti. Se in passato alla donna veniva assegnato il compito di prendere cura, che è già ridicolo, del marito, perché il marito non è un handicappato, almeno non dovrebbe essere un handicappato, quindi alla frase prendere cura del marito è già di per sé ridicola, però diciamo che escludendo questa parte della frase, la cura dei figli. Lì si formava un scenario dalla parte della crescita del figlio, della cura del figlio. Sono sicura che ogni mamma ha avuto un grandissimo e ha ancora, almeno la maggior parte, un grandissimo piacere di prendere cura del proprio figlio. Però la domanda era a che prezzo? In passato era il prezzo di essere serva anche del marito. Parole povere, le donne da sempre, da quando il mondo è il mondo, quello che le donne cristiane definiscono prendere cura del marito non è nient'altro che tramite il matrimonio, principalmente in passato, adesso cioè, è tutto da vedere perché ogni caso è un caso. Non era nient'altro che essere la colfi, la prostituta non pagata, perché alla fine cos'era il ruolo della moglie all'interno del matrimonio? Soddisfare sessualmente il marito e fare figli, cose che facevano anche le prostitute, con la differenza che a loro dovevano pagare in contanti. E quindi alla fine le donne, per usufruire del piacere di prendere un succo, al di là di tutte le altre discussioni, per la donna avere il piacere di prendere cura del proprio figlio, doveva sempre pagare di altro modo questo diritto di stare vicina al figlio. In passato era quello di servire il marito. Oggi la società, di qualche modo, a passi molti lenti, sta cambiando, quindi diciamo che questo servire di un altro modo viene tradotto come bisogna avere un lavoro, bisogna provare che è per pensare in prendere cura del figlio, bisogna provare che è in grado di mantenerlo. E lì sorge un'altra domanda: ok, ma voi donne siete consapevoli che non sono nei paesi nordici, però nel resto del mondo tu, per guadagnare lo stesso euro che guadagna il tuo fidanzato, il tuo fratello, il tuo padre, il tuo marito, chi sia, ma chi è portatore di un pene, tu devi fare il doppio della fatica, perché la tua ora di lavoro costa molto, vieni pagata molto di meno di quella sua. Quindi quello che le donne hanno oggi, è effettivamente una sovraccarica. Poi l'altra trappola che penso non sia molto chiaro per le donne, mentre le donne vedono conquista, le donne adesso stanno prendendo il potere, sono le donne che comandano, le donne non comandano un bel niente, gli uomini hanno aperto spazio alle donne, perché adesso loro sono interessati nell'spazio, nella conquista dell'spazio. E quindi un'altra volta le donne vengono sfruttate.
Perché? Perché le donne, che sono ancora rarissime perché non sono la maggioranza, vengono messe in condizione di studiare, di sviluppare le loro potenzialità, in effetti hanno una marcia in più quando vengono stimolate. E quindi vengono impiegate nell'universo, nell'ambito scientifico, per fare nuove scoperte, tutto quello che dopo vengono applicate di modo razionale dagli uomini, nel frattempo che loro sostituiscono le donne, fanno le donne sostituire loro in quello che in passato era importante, adesso non è nient'altro che lavori ordinari, perché trattare delle questioni del pianeta Terra, principalmente in questo momento che siamo a beira di un collasso da tutti i punti di vista, sociale, climatico, non è nient'altro che un compito ordinario. Perché quello che conta veramente in questo momento non è tanto salvare il pianeta Terra, non, è conquistare l'spazio. Quindi, alla fine, quello che stiamo vedendo è una manipolazione dei fatti, fondamentalmente non è cambiato niente. Le donne, da quando il mondo è mondo, vengono sfruttate. E per chiudere l'argomento, perché effettivamente è molto esteso, non esiste parità. Quello che si dovrebbe educare è al rispetto. Quello che si doveva avere, che forse è quello che ha raggiunto i paesi nordici, è una collaborazione fra i sessi nel rispetto della loro natura. Ma non si può, se no, non esiste parità, non esiste. La parità, il concetto di parità, così come vogliono fare credere, non è altro che un ulteriore sfruttamento della mandopera intellettiva, scusate la ignoranza, l'italiano non è la mia lingua madre, intellettiva, dalle donne. E purtroppo molte di loro prese da molte che sono anche istruite, presa della ambizione del potere, dell'accecamento del potere, non riescono a capire, anche se sono d'accordo che è meglio Meloni in una posizione di potere che Meloni in cucina, senza dubbio sono felicissima per questo avanzo. Ma non crea, togliete dalla testa che le donne hanno conquistato qualcosa, perché l'unica cosa che le donne hanno conquistato è più lavoro, più impegno e sottopagate. E poi, se non sarà possibile salvare il mondo, sia per il cambiamento climatico, sia per una bomba atomica che faranno scoppiare, le donne e i bambini oggi come oggi sono, è quello che interessa di meno a loro. E quindi sarebbe anche il discorso di, poi dopo faccio un'altra su questo tema, aborto, tante altre cose, bisogna guardare da un punto di vista più profondo, perché almeno dal mio punto di vista viene valutato di un punto di vista molto superficiale. E perché ho voluto parlare su questo? Perché io ero in un ristorante questo fine settimana e c'erano delle signore grandi, 70, 80 anni, appunto, delle signore rispettose, signore, e che parlavano così della solita, ma gli uomini sono così, sono cresciute effettivamente che nella loro testa è normale che tutti i compiti vengano assegnati alle donne. E qualunque cosa fa gli uomini viene sovravalutato, sono degni di applausi anche le cose più ridicole. E lei diceva, la spuntatina con la frase, ma noi donne cristiane, per le donne cristiane, io dentro di me, mia figlia è cristiana, per cristiana anche io sono cristiana, forse anche più di lei, sai? Però... da donna cristiana
È per questo che il cambiamento a molte cose deve partire da dentro delle istituzioni. E per quanto riguarda la donna, sì, il modello di donna cristiana è ancora quello di servire l'uomo ciecamente. Vuol dire che la nuova generazione bisogna cambiare. Prendete il modello veramente delle donne dei paesi nordici come minimo. Alla prossima.